Ieri sera mi sono impegnata e ci ho messo tantissimo a disegnare la locandina della Snuggly Duckling di Rapunzel. E Sofia stamattina invece ha pensato bene di... Ecco, cancellarla. guarda qua che monella, così mi tocca rifarla. Adesso ma tu che linda metti da sola via. Questi qua erano? No. Sì. Fanno messo questi. Perché si fa sì. solo all'occhiello, no? Sì. Perché no, oggi ho il tentacolo. No, però avevamo tagliato questi qua. Con quello lì riesci, non è troppo corto. Perché non ci vuole tanto largo. No. Così va bene. Sì. Allora, cominciamo a fare questo che esce. E usi ancora la macchina da cucire? Sì. Anche ma necessita. Con tutta l'ora che ho fatto. Quando è che hai iniziato? Quanti anni avevi quando hai iniziato a cucire? Con che ognuno cade all'elementare. A casa? Di Dopo l'elementare, finita la scuola, suore. Ah, in tempi giornata? vacanza, da un giumò. E vi insegnavano le suore? Sì, a ricamare, a fare uncinetto, ma a me non è mai piaciuto. Uncinetto no? E cucire? Ma fa i centrini. Ma sono cose che poi loro vendevano per beneficenza? Impara un importo macchinino da un con tutti i nostri. Ed è venuto bene. Adesso l'hai l'olta, questo qui Questo? gestisce. Eh sì, dovrebbe. Guarda, sulla scarpina è perfetto, nonno. Guarda. È proprio della misura giusta. Sta Ti bene? sento grossa, sta bene il capello. No, così è proprio giusta la misura. Così Nicole ha le scarpette di riciclo da principessa. Ecco, Io oltre che hanno perché mi gabù. brava. È venuta bene. Sta bene, sembra nata così. Vero? Ti piaceva di più cucire che fare l'uncinetto? Maya. Non ti è mai piaciuta? Madonna, mi devi sempre anche far casularti, su. Con Nicole sì, sempre, anche le scarpette del battesimo gliele hai fatte te. Con Nicole vai anche a fare il calzolaio. Dopo, quando sta meglio, non si ricorda più neanche a me, su. Perché? Io sì, vedi. Con te, quei che restano al cimitero, restano là, e E buonanotte. vabbè, fa niente, non vuol dire che perché Danna, uno non va al cimitero non ci qual è? pensa. Erano queste qua che avevano tagliato più lunghe. Tu per fare questo hai usato un avanzo di quello che abbiamo accorciato. Così, poi l'abbiamo messo così, va bene così. Senti che terra, questo.
Dopo lo metti su, ma c'è anche in giro. Dai, però è stato divertente quello di Babbo Natale. Però ci vedi ancora bene infilare il filo, eh? Se uno su questi che tanto lo rifà a meno. Alleluia. Largo lo stesso, di più. Così va bene. Sa che un po' di più. Quello È più largo il. lì è più largo di questo. Così invece. Prova a avvicinarlo. Ma sì, va bene, più o meno. Sì. Tutto. Provo a chiamare la Steffi se ha il lucido per scarpe bianco. Ciao Steffi. Ascolta, tu per caso hai a casa del lucido per scarpe bianco? Niente. Aspetta che mi sbardino dalla mia No, scatola. infatti, anch'io. Adesso allora. E dargli una passata alle scarpe, queste qua della Nicole. Con latte. Fanno i butto, no? E adesso vediamo. Ok, ciao. L'ho attaccata almeno un po', pensa di staccare neanche Vedi, le hai fatte bene. La Steffi mi ha detto: ah, no, io non faccio quelle cose, non lucido le scarpe. Quante volte le hai rifatte? appunto, non riesco a capire che sono scintarluc. No, dai, più da non andare. Sì, dai. C'è giusto quel millimetro e mezzo in più. Chissà perché. Ma se mi scappano. Adesso non muovo. No, ancora. E te, su da fa? No, siamo arrivate a 8, secondo me. Tal piegat, le giusto. Ma manca tal cusisat. Sa slarga. Scivola. Conveniva stirarlo. Il raso. Non tiene. Vado in bus. Ah, vado in più di un bus della Guggia. Lo metto io, andate. Come fu, come fu? Guarda, mamma, con la nastrina. Quale? Quello rosa. Mannaggia a te. Mi potevi mettere questo che era già fatto? Guarda. Le mica grande, è grande qua con lei. Ma non facevi tutto sto casino di piegarli, no? Va bene. Guarda qua, Lilla andava anche bene. Non dirmelo tu, che ce l'hai nel Scusa, non so cassetto. mica tanto arrivo a Lila, ti sei che No, era per non farti curiosa. fare tutto il lavoro, tanto il vestito è rosa e lilla. Prova Allora, andò a lei. a metterci questo. Sei sicura che la larghezza rimane quella? Eh beh, certo, la Lo larghezza punti porta dietro e lì. E basta e via. dopo No, collega Fabio lì. devi farli uguali, o tutti e due in un appunto. modo, tutti e due in un altro. Fanno tutti due lì, la larghezza. Se no va a finire che lo rifai altre 12 volte. Ma che sai perché? Sono scemo.
si distacca con quella. E si distacca via con. C'è il fidanzato che ti chiama, Linetti? Certo. Stefi. Pronto? Buongiorno. Questa mattina ho fatto un sacco di... No, vabbè, avete visto che abbiamo fatto praticamente io e la nonna dei fiocchetti di nastro da mettere sopra le scarpe di Nicole, perché le avevo preso un paio di scarpe della mini Melissa bellissime rosa col fiocchetto bianco da mettere insieme al vestito di Rapunzel domani al compleanno. Solo che le sono piccole, non le ho potute cambiare, quindi Nicole era senza scarpe da mettere col vestito di Rapunzel. Allora ho ritrovato in casa queste scarpe che a Nicole vanno bene come numero, bianche, liscissime, semplicissime, un po' da cerimonia in realtà, però non sono troppo lavorate. Allora, per renderle un po' abbinate al vestito di Rapunzel, ho deciso di farmi aiutare da mia nonna, in pratica l'ha fatto lei, io sono stata la mente e la nonna al braccio, di fare questi fiocchetti rosa e lilla da mettere sopra le scarpe, li attacchiamo con la colla, giusto per, tanto devono durare solo per domani per la festa e basta, non ci interessa poi che reggano altre giornate intense. E oggi sono a pranzo dalla zia, ho messo una pizza nel forno, così giusto per mangiare veloce, poi dobbiamo continuare a preparare per i compleanni. E volendo te le fanno anche arrivare. Ha impronte d'autore. Impronte d'autore. Vicino a Piazza Vetra. Ma è tipo spugna, sembra. Sì. E non costa neanche tanto. 3 euro foglio. Beh, non sono piccolini. Cosa sono? Una 3? Una 3? Sì. Che sbarluccicata, Peti. Quindi adesso tu lo giri dietro. Secondo me alle bambine piace questa roba. Disegni dietro le sagome? Sì, poi le ritagli. Belle. E i nasi ti avanzano, quindi? Sì, cosa posso usare a fare tutti quei nasi? Guarda che belli che erano. Faccio il percorso dal cancellino alla casa. Che segnano la via. Con i nasi di Olaf. Sì, ma però... bisogna inventarsi qualcosa. Scusa, ma se tu glieli fai mettere sulle magliette, gli fai gli occhietti neri, gli fai attaccare sulle magliette gli occhietti e il naso, come se fossero Olaf. Una cavolata. Secondo me non se ne metto. No. Il nome. Ah, il nome, brava! Mettiamo noi grandi. Il naso per le mamme. No, potresti usarli per il nome. Ma non sa leggere, sono piccole. Fa niente, è per l'animatrice perché sa come si chiamano i bambini, lo fanno tutte. Di solito le animatrici quando vanno i compleanni a fare l'animazione, prima cosa chiedono nome ai bambini e glieli mettono sulla maglietta, perché ovviamente se ci devono parlare, chiamarli, fargli fare le cose, devono sapere i nomi. Potresti usarle come etichette per i nomi. Beh, però come segna percorso ci stanno. Ma percorso di cosa? Boh, da cancellino che segnano la festa. Ma non si capisce che sono carote, però. Oing. Allora state anche lo scopo, cosa sembrano? Non sembrano caronasi. Manca Ola. Wow! Cos'è? Senta cadere dalla sedia. Cos'è che è, Sofì? Flore! Flore!